Amici interisti, amici di YouTube, amici di Facebook, buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi è il giorno del derby, ma facciamo un attimo un passo indietro. Volevo ricordare Mauro Bellugi, mitico nostro difensore degli anni 70, che è venuto a mancare proprio ieri all'età di 71 anni, troppo giovane per andarsene. Io l'ho conosciuto negli anni 90 quando ero bambino e faceva l'opinionista televisivo a Tele Lombardia. Tra l'altro avevo anche partecipato in qualche occasione alla trasmissione qui studio a voi stadio dal vivo. Grande interista, ha sempre difeso i colori della maglia in campo e fuori dal campo fino all'ultimo. Quindi riposa in pace caro Mauro Bellugi. Ora è il giorno del derby, si giocherà alle ore 15, Inter-Milan, posizioni alte della classifica, siamo a un punto sopra, non significa niente o significa tutto. Diciamo che una vittoria, oltre che a dare una bella spallata al campionato, a far capire che noi stiamo facendo sul serio, sicuramente ci fa andare a più 4 e anche come importanza della partita in sé, al di là della classifica, è un derby, il derby va vinto. Fa sorridere la tanta confusione, il tanto casino che stanno facendo i milanisti, addirittura sono così convinti che vanno a caricare la squadra, il derby si vince, tutte queste storie. Aspetta che ci siano i vigili. Tiriamo sul telefono. Scusate vigili, però l'Inter è più importante. Dunque dicevo, un'altra cosa che fa sorridere per non arrabbiarsi è l'intervista a Kessié. È chiaro, è stato tirato fuori quello che si voleva tirar fuori, probabilmente non intendeva questo, però è sempre curioso il fatto che si parla di calci di rigore e che sì, avrebbe detto che i rigori, se c'è un rigore lo batte Ibra. Sembra logico che ci sia un rigore, figa, un rigore ogni partita almeno, ma io credo che sia un gesto fuori luogo, un discorso fuori luogo parlare di calci di rigore prima del derby. Con tutte le polemiche che ci sono e che si continuano a fare. Il derby, mi auguro che sia un gran derby, mi auguro sicuramente di vincerlo, ma che sia un gran derby, uno spettacolo per tutti, dato che si giocherà in orario pomeridiano, sarà visibile tutto il mondo, e quindi spero che sia un grande spot per il calcio, dato che lo stadio sarà vuoto a porte chiuse, almeno avremo visibilità. Sui giocatori che scenderanno in campo sembra che si dia fiducia ancora a Eriksen, che comunque nelle ultime partite ha dimostrato di meritarsela, come mezzala, insieme al nostro bambino d'oro Barella e a Brozovic, che quando fa girare tutta la squadra. Confermato Perisic dopo le ultime buone prestazioni, discrete prestazioni sulla fascia sinistra, anche perché comunque non abbiamo di meglio, considerando che Young è in età avanzata e ne sta facendo una dopo l'altra. E a destra ha confermato Hakimi, sfida con Theo Hernandez. Davanti chiaramente ci saranno Lukaku e il Toro, Martinez. Mi auguro che sia in giornata di grazia. Se non altro per compensare, per dare più rilievo alle sue prestazioni, che sono comunque buone, ma si concludono in
potrebbero essere migliori, diciamo, se facesse più gol. Dietro confermatissimi Skriniar, De Vrij e Bastoni, e chiaramente Handanovic, anche lui mi auguro che sia in giornata di grazia, perché avrà di fronte uno come Ibra che non ha certo paura di calciare in porta. Detto questo, al di là di quello che succederà, del risultato che sarà, siamo lì da cittadino di Milano, sono orgoglioso di avere ancora le due squadre milanesi sul tetto d'Italia a questo punto della stagione. Chiaramente mi auguro che vinciamo noi. Se mal che vada non dovesse essere così, abbiamo ancora 15 giornate per cambiare il vento e per cambiare la classifica. Occhio dietro, perché la Juve non credo che si arrenda facilmente. Il Napoli la danno per spacciata, è sfortunata, ma se è sempre lì, ha anche una partita in meno. La Roma corre, la Lazio non molla, e poi c'è anche l'Atalanta, e quindi non sottovalutiamo niente e nessuno. I nostri tifosi stanno andando allo stadio, hanno appuntamento allo stadio per caricare la squadra fino a mezz'ora prima della partita. Sono convinto che ce la faranno e che i nostri ci delizieranno con una grandissima partita e un grande risultato. Forza Inter, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete like alla pagina Facebook, commentate, parliamo di calcio, ditemi come la pensate. Ciao!